giovani, adulti, famiglie con bambini. La musica ha unito proprio tutti, generazioni, artisti e istituzioni. È stato un successo sorprendente con il cuore nel fango. La maratona concerto di beneficenza per le comunità colpite dall'alluvione che il 15 settembre scorso ha portato morte e distruzione anche nella provincia di Pesaro Urbino. Oltre 50 tra gruppi e solisti locali si sono alternati sui due palchi allestiti alla Rocca Malatestiana di Fano, suonando musica di ogni genere e intrattenendo il pubblico per ben 10 ore. Sin da metà pomeriggio all'esterno si era formata una lunga fila di fanesi e marchigiani che hanno atteso anche un'ora e mezza prima di poter accedere, vista la capienza massima di 800 persone raggiunta all'interno in poco tempo. Vi aspettavate questo successo? Allora, sinceramente sì, no, non è vero, non ce l'aspettavamo, però ci speravamo perché la causa è oltre la nobiltà, no? E in più l'impegno dei ragazzi volontari, che approfitto per ringraziare, è stato enorme, quindi non ce l'aspettavamo, ma per fortuna la risposta è stata questa. Ecco, anche voi proprio dello staff eravate in tantissimi. Vogliamo ringraziare davvero tutti e l'accoglienza è stata veramente grandissima. Poco prima delle 21 poi sul palco centrale è stata la volta delle testimonianze sull'alluvione. La prima a prender parola è stata Federica Marchionni, che ha raccontato del ristorante dei suoi genitori, il Mandrale di Frontone, andato completamente distrutto. Il giorno successivo al nubifragio, ha detto la ragazza emozionata, abbiamo raggiunto a fatica la struttura. Siamo rimasti increduli e sgomenti davanti al cumulo di detriti da cui spuntava solo uno spiraglio di tetto. L'alluvione ha colpito la mia famiglia nella memoria e nel senso di appartenenza di un luogo. I sacrifici e i ricordi che custodivamo li ha sotterrati e spazzati via. Per fortuna, però, non era la nostra fonte principale di sostentamento, non era il tetto della nostra casa. E non abbiamo vite o persone care da piangere. Nonostante tutto, ha proseguito Federica, la fonte era ancora in piedi e non aveva mai smesso di far zampillare acqua, neanche sotto 3 metri di detriti. Io ci vedo un segno, ha proseguito, rappresenta la speranza che non abbiamo mai perso, anche quando sembrava tutto andato. Dopo la giovane è intervenuto il musicista Matteo Mengarelli, che avrebbe voluto suonare ieri ma non ha potuto perché il fango ha distrutto i suoi strumenti che aveva in casa nel quartiere delle Tinte a Pergola. Si è salvata soltanto la tromba che quella sera aveva portato con sé. Quando è successo io fortunatamente non ero lì, altrimenti penso che non ero qua oggi. A raccontare la sua storia è stato anche Davide Maioli, titolare della Cantina Sociale, un ristorante di Cantiano. Non basterà soltanto tirarsi sulle maniche perché si è rotto qualcosa, l'indotto del turismo non si riuscirà a riprendere in fretta, perché anche il nostro monte, il Catria, è stato completamente devastato da una miriade di frane. Dopo le testimonianze di tre giovani sono saliti sul palco i sindaci dei comuni colpiti dal nubifragio, il direttore della Caritas diocesana, il direttivo della Rocca Malatestiana, il primo cittadino di Fano e gli assessori. Ma è anche quelle vibrazioni di sentimento, di vicinanza a quelle comunità che hanno perso delle donne, degli uomini e un ragazzo, Mattia, a San Lorenzo. E io penso in questo momento di musica sia anche un momento per ricordarli, perché è una ferita troppo grande. Queste immagini ci dimostrano che da soli non si va da nessuna parte, dobbiamo essere uniti e la musica unisce. Questa iniziativa non è l'iniziativa di una città, è l'iniziativa di un territorio che va da Serra, da Frontone, Cagli, Cantiano, Fano, le vallate del Metauro, le vallate del Cesano, perché dobbiamo essere uniti, perché insieme ci si aiuta, perché insieme si affrontano le difficoltà. Non dobbiamo aspettare che accadano queste cose, bisogna intervenire prima, dobbiamo fare prevenzione, ha aggiunto Seri, che ha proposto di ripetere ogni anno questo concerto. Il sindaco ha poi ringraziato tutti i volontari e le forze dell'ordine, rimasti sempre in prima linea. Sono seguiti due brani, tra cui l'inno nazionale, suonati dalle bande cittadine di Fano e Cantiano. Dopo il momento istituzionale, la serata è proseguita con l'esibizione di altri artisti.